Eccoci qua, buonasera, iniziamo. Grazie Ambra, lascio la parola a Gianni Girotto. Ok, grazie mille, buonasera a tutti. Allora io parto subito con delle cose eminentemente pratiche. Il primo argomento sul risparmio domestico a cui voi tutti potete accedere sono senz'altro i gruppi di acquisto. Gruppi di acquisto che sono esattamente quello che la parola sta a significare, cioè un insieme di persone più o meno numerose, più o meno organizzate, che si coordinano e si presentano unitariamente davanti a un fornitore, in maniera che, essendo in tanti, possono scontare un prezzo decisamente migliore. Allora, il gruppo d'acquisto può essere fatto da poche persone, può essere fatto da migliaia di persone, come effettivamente già sussiste, già esiste. I gruppi d'acquisto più numerosi vengono gestiti in questo caso da associazioni di consumatori, ma la cosa interessante è che associa del CRO una serie di gruppi d'acquisto gestiti da Altro Consumo, che è un'associazione di consumatori, ma per aderire ai quali non occorre essere soci, ripeto, non occorre essere soci, quindi non avete nessun vincolo. Prima di partire vi tranquillizzo sul fatto che io vado veloce, ma tutte le cose che dico sono nel mio sito nero su bianco, io praticamente ce l'ho davanti, leggo, ho fatto lo sforzo prima, adesso posso andare in relax, quindi chi volesse approfondire e qualche cosa non riesce a memorizzarla, sappiate che sono tutte cose scritte nero su bianco con tutti i collegamenti ai siti che menzionerò. Allora, Altro Consumo, dicevo, un'associazione di consumatori, sono circa 350.000 in Italia, e negli ultimi anni ha messo in piedi una serie di gruppi di acquisto che adesso periodicamente rinnova. Ha messo in piedi quello sulla benzina, riuscendo a ottenere dei buoni sconto del 6%. Ha messo in piedi il gruppo di acquisto sulle auto ibride, sulle auto elettriche, sulle auto bifuel. Bifuel, sapete, sono quelle benzina GPL e benzina metano. Consentendo un risparmio di quasi 5.000 euro per autovettura acquistata. Un altro gruppo acquisto sulla telefonia mobile, quindi i cellulari, circa 60 euro all'anno risparmiati. Uno sull'energia elettrica e il gas, e in questo caso mediamente circa 200 euro all'anno risparmiati. Uno sui pannelli fotovoltaici, sapete, quelli che generano elettricità dal sole, e in questo caso più di 1000 euro risparmiati sul classico kit da 3 kW. E sono andato veloce, per cui mi fermo qui con quelli di Altro Consumo. Ripeto, non è necessario essere soci, quindi nessuno mi può accusare che sto facendo pubblicità sfegatata, perché non è necessario essere soci. Io comunque consiglio di associarsi, sia perché date forza all'unica associazione italiana presente a Bruxelles, perché associazioni di consumatori ce ne sono tante, tutte meritevoli, quindi potete scegliere quella che più vi aggrada. Questa però è l'unica presente a Bruxelles e Dio sa quanto dovremmo essere più presenti a Bruxelles. Andiamo avanti, vi segnalo che esiste un ulteriore gruppo di acquisto sulle auto ibride completamente separato, e questo è riuscito a ottenere sconti del 20% su auto ibride a metano e del 30% sulle auto completamente elettriche. Poi abbiamo i gruppi di acquisto solidali, quindi c'è questa parola solidale in più, perché mentre i gruppi di acquisto normale hanno come unico obiettivo il prezzo, quindi avere il miglior prezzo possibile, gruppi di acquisto solidale invece hanno sia il prezzo, ma senza prescindere da criteri etici, morali. Quindi io vado in cerca di un fornitore che non inquini o inquini il meno possibile, perché chiaramente inquinamento zero è solo in teoria, e che ugualmente gestisca la manodopera, la società in cui vive, senza sfruttarla, senza creare danni elevati. Quindi vado a scegliere il miglior fornitore possibile, e ho già detto il primo grande vantaggio: vado a scegliere, cioè il fornitore lo sceglie il gruppo. Non siete più consumatori passivi che assorbite quello che la televisione vi propina 24 ore al giorno, inducendovi a comprare questo e quello, ma scegliete voi dai prodotti più essenziali, come può essere pane, pasta, riso, farine, olio, arance, verdure, frutta,
ma anche prodotti più sofisticati, perché i gruppi di acquisto non hanno limiti, possono acquistare qualsiasi cosa, dall'abbigliamento a qualsiasi altro prodotto, articolo o servizio. Quindi questo è il secondo grande vantaggio. Mi presento in maniera unitaria, spunto un prezzo più basso che non quello che otterrei se mi presento da solo. C'è un terzo vantaggio che è indiretto e che è umano. Entro a far parte di un gruppo di persone che sono sensibili, sono proattive, non sono le classiche persone che si lamentano e basta, ma cercano nel loro piccolo o grande di fare delle scelte giuste, mettendoci un attimino più tempo all'inizio, ma poi essendone ripagate ampiamente, e comunque persone moralmente, mediamente valide, con le quali instauro anche un rapporto che all'inizio potrà essere solo così di collaborazione per acquistare il prodotto, ma poi pian pianino, se lo frequentate, poi diventa un gruppo di amici, se lo volete, insomma, e Dio sa quanto ce n'è bisogno. Questo per quanto riguarda i gruppi di acquisto. C'è il sito retegas.it.org, scusate, che li raccoglie tutti, quindi potete trovare quello più vicino a voi. Mi pare che qui a Ponzano ci sta facendo. Comunque a Treviso c'è, a Merlengo, a Postioma, a Treviso c'è quello, diciamo, più tra virgolette importante, c'è Pace e Sviluppo, Commercio Consolidale, poi casomai ne parliamo. Torniamo al gruppo d'acquisto in senso stretto. Ci sono ulteriori gruppi d'acquisto per energia rinnovabile, energia 100% da fonte rinnovabile. E qui apro una parentesi. Quando voi andate a fare il pieno dal distributore di benzina, GPL, quello che è, o pagate la bolletta elettrica, voi pensate di aver pagato. Eh no, avete pagato la punta dell'iceberg, perché quello è solo l'ultimo anello della catena. Senza sapere, ogni giorno voi pagate molto di più, pagate la massa dell'iceberg che è sotto il pelo dell'acqua, che sono tutti i costi nascosti, sommersi per arrivare ad avere quell'energia che in Italia all'80% si fa ancora da fonti fossili. E partiamo dalle spese militari, perché non nascondiamoci dietro un dito, un terzo delle guerre lo facciamo per l'energia, un terzo per l'acqua, un terzo per le altre materie prime, a tutti i danni ambientali che vengono causati lungo la filiera. E non sono cose che dico io, l'Unione Europea ha fatto uscire un rapporto ufficiale nel quale stabilisce chiaramente che i danni ambientali e sanitari causati dalla filiera delle fonti fossili, dalla filiera energetica delle fonti fossili, sono ogni anno 300 miliardi di euro, ogni anno. Indovinate chi li paga? 300 miliardi di euro. Sapete che un mese fa è uscito il rapporto sulle morti per inquinamento atmosferico, 500.000, e noi italiani abbiamo il primato con 80.000 morti per inquinamento atmosferico. I danni sono enormi, li paghiamo tutti i giorni, quindi quando voi pagate la bolletta o fate il pieno di carburante, ricordatevi che state pagando solo la punticina emersa dell'iceberg, tutto il resto lo pagate con la fiscalità generale. Quindi volete risparmiare su queste spese? Costringete la politica a velocizzare il processo di transazione alle rinnovabili. E come potete farlo? Siccome la politica sta facendo esattamente l'opposto, perché sappiate che in Italia siamo matematicamente in retromarcia, siamo matematicamente, analiticamente in retromarcia, perché nel 2014 avevamo il 40% di elettricità da fonte rinnovabile, l'anno scorso, 2015, abbiamo perso mezzo punto percentuale, perso, non guadagnato, mentre il resto del mondo sta andando avanti a grandissimi passi. Allora, la politica italiana sta andando totalmente in retromarcia. Voi potete fare molto di più cambiando fornitore, passando un fornitore che vi porta a casa energia elettrica 100% rinnovabile. Non dovete cambiare contatore, non dovete fare lavori, non dovete fare niente, neanche code in ufficio negozi, perché fate tutto per telefono.
telefono, internet. Io qua vi ho elencato diversi fornitori o anche gruppi di acquisto per energia elettrica totalmente rinnovabile. Potete fare il passo in più, che è diventare soci, quindi diventare fornitori di voi stessi, diventare soci di una cooperativa ad azionariato popolare, quindi i soci sono cittadini. La cooperativa va sul mercato elettrico all'ingrosso, compra l'energia elettrica e la pagherete meno di adesso, ed è tutta energia da fonte rinnovabile. Quindi un calcio nel sedere all'ENI, al petrolio, al gas, al carbone, e diventate fornitori di voi stessi, risparmiando. E scusate se è poco, e ricordatevi sempre, dei 300 miliardi di danni annuali calcolati dall'Unione Europea e i 5.300 miliardi calcolati dal Fondo Monetario Internazionale, 5.300 miliardi, anche questi ogni anno, dati alle fonti fossili, ed è un dato, ripeto, del Fondo Monetario Internazionale, non sono i grillini che parlano, è il Fondo Monetario Internazionale. Andiamo avanti con i gruppi di acquisto, ci sono due novità, gruppi di acquisto terreni e gruppi di acquisto terreni agricoli. I gruppi di acquisto terreni vuol dire, io mi metto assieme ad altre persone, acquisto un terreno e ci andrò a coltivare l'orto. Ci andrò a coltivare l'orto in maniera poi da prendermi i prodotti dell'orto. Gruppo di acquisto terreni agricoli significa io mi compro un pezzo di azienda agricola. Mi compro un pezzo di azienda agricola, divento socio di un'azienda agricola. Anche in questo caso ritorno a essere fornitore di me stesso. E anche qui vi ho messo alcuni siti di esempio, alcune iniziative già fatte, iniziative già pronte. Quindi non vi chiederò mai di inventare una soluzione, mai di inventare l'acqua calda, ci sono già. Risparmiare anche su tutta la filiera dell'energia, qui in zona avete Solo in Rete, che è un'iniziativa di Enel Club è qui di Treviso. Solo in Rete è un insieme di servizi che hanno predisposto, che vi dà dalla consulenza per risparmiare energia in casa, quindi facendo gli interventi di efficientamento energetico, a tutti i vari gruppi di acquisto relativi, dalle pompe di calore al fotovoltaico, a tutto il resto. Allora, andiamo avanti con il risparmio e passiamo agli interventi di efficientamento energetico. Tutti voi sapete cosa pagate in un anno di bolletta per il gas, per la caldaia, insomma quello che vi serve per riscaldarvi in inverno. Bene, sappiate che a meno che non abbiate una casa piuttosto recente, molto ben costruita, sappiate che normalmente il patrimonio edile italiano disperde, spreca il 60% dell'energia che gli viene immessa per riscaldarsi d'inverno e rinfrescarsi d'estate. Con degli interventi di efficientamento energetico potete tranquillissimamente ridurre del 30% il consumo e abbastanza tranquillamente dimezzarlo. Quindi fatevi due conti. La cosa interessante è che ci sono le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficientamento energetico. La misura è stata prorogata ancora una volta anche quest'anno, poi casomai entreremo sul lato politico, perché è ridicolo che... No, non è ridicolo, è criminale che la proroghino ogni anno di un anno invece che stabilizzarla per 2, 3, 4 anni, in maniera che uno si può fare le programmazioni sia l'azienda sia i clienti. I beneficiari di queste detrazioni fiscali possono essere sia persone fisiche che società, perché si può detrarre da IPEF o da IRES. Attenzione, quando io dico detrarre, sappiate, se lo sapete bene, è in 10 anni, ci stiamo battendo per portarlo a 5, o che uno possa scegliere per 5-10 anni, ma tant'è, in questo momento è 10 anni. Qui ho specificato tutti i miglioramenti che si possono fare: prestazioni termiche dell'involucro dell'edificio, installazione di pannelli solari, quelle dell'acqua calda, gli impianti di climatizzazione invernale, eccetera eccetera, anche la domotica. Si possono detrarre al 65% anche gli interventi di adeguamento antisismico, quindi non parliamo di energia, ma in questo caso lavori antisismici. C'è un 50% di detrazione per la ristrutturazione semplice, quindi banalmente se avete crepe, se avete necessità di ristrutturazioni appunto semplici. Il 50% ce l'ha anche il fotovoltaico, ce l'hanno anche i mobili e i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla più.
e potete portare l'indetrazione IRPEF il 19% degli interessi passivi sui mutui. E con questo abbiamo finito con le detrazioni. Io vado veloce perché cerco di darvi più materiale possibile, poi eventualmente, ripeto, sul mio sito c'è tutto e anche diverse altre cose. Andiamo avanti. Allora, se dovete costruire una casa nuova o fare lavori di ristrutturazione, se abitate in case di almeno due unità, quindi in case con almeno due, diciamo, nuclei familiari, 4, 6, 8, valutate anche gli impianti geotermici. Gli impianti geotermici hanno degli ottimi tempi di recupero. Sapete, sono quelli che vanno sottoterra, prendono il calore sotterraneo e le consentono lo sfruttamento in superficie. Attenzione, l'unica cosa che mi permetto di dire è: scegliete con molta cura il fornitore degli impianti geotermici, perché lavorano molto bene, ma devono essere costruiti e installati molto molto bene, molto molto bene. Sono decisamente più, diciamo così, difficili che non un classico impianto fotovoltaico, che invece lo piazza sul tetto. Al limite mi renderà meno se ho fatto una cattiva installazione, ma va. Invece il geotermico, se non lo faccio bene, corro il rischio che dopo 6 mesi si pianta tutto. Quindi è un'ottima soluzione, ma va fatta da chi la sa fare. C'è ovviamente chi lo sa fare, ma mi raccomando, sceglietelo bene. Un'altra possibilità di risparmio per chi dovesse costruire da nuovo un'abitazione sono le case in legno. Case in legno che hanno ottime caratteristiche appunto di efficienza energetica, di comfort e anche antisismiche, perché il legno per sua natura ha un certo grado di elasticità. La cosa interessante è che i prezzi si sono abbassati moltissimo. Fare una casa in legno ormai equivale a farla in muratura. Farò un video su questo nelle prossime settimane, perché siamo arrivati a livelli ormai decisamente molto interessanti. Vi ho già detto del consiglio di associarvi comunque a un'associazione di consumatori, perché date forza, fate gruppo. Da soli contiamo pochissimo, associandosi possiamo fare decisamente di più, per cui ripeto questo invito a trovare l'associazione che vi sembra più adatta a voi e di associarvi. Poi c'è tutta l'economia della condivisione, dello sharing. Qua ci vorrebbe una serata dedicata. Grazie a questo strumentino del Pipio che tutti abbiamo in mano, è possibile risparmiare dal discorso di utilizzare l'auto mettendola assieme, quindi fare tragitti assieme ad altri, e qui c'è il famoso sito BlaBlaCar che vi permette appunto di andare con altre persone su un tragitto che avete bisogno per una determinata data. Ha un'ultima novità, che è il last minute sotto casa. Last minute, sapete, si utilizzavano per i viaggi, in questo caso è per i beni alimentari. C'è una app che si chiama Last Minute Sotto Casa, alla quale voi potete registrarvi ovviamente gratuitissimamente, e indicate il vostro indirizzo, dove abitate, indicate il raggio entro il quale volete essere avvisati di che cosa. Volete essere avvisati con un messaggino che un negozio in quel raggio che voi avete indicato fa un'offerta promozionale per prodotti che stanno per deperire. Sapete che abbiamo tutta una serie di prodotti alimentari che deperiscono. Allora, determinati negozi, piuttosto che buttarli via quando si sta avvicinando la data di scadenza, mettono in promozione. Il prodotto quindi è ancora perfettamente commestibile, semplicemente si sta avvicinando la data di scadenza, e il negozio dice: boh, faccio una promozione, 30% di sconto su queste patate, su questi pomodori, su queste conserve, marmellate, eccetera, eccetera, vi arriva l'avviso e il negozio è in un raggio di chilometri che voi avete impostato all'inizio. Quindi vi dice: attenzione che domani presso il negozio Pinco Pallino ci saranno le patate in vendita a 30 centesimi il chilo, faccio per dire. Un'altra cosa l'accenno velocemente per quanto riguarda il risparmio. Ci sarebbe da fare decisamente una serata totale. Le banche e le assicurazioni.
le banche e le assicurazioni, che sono quelle che dominano la politica. Cambiate fornitore, passate a banche e assicurazioni etiche, banche e assicurazioni etiche, che non vi, e qui mi censuro, che non vi trattano male. L'assicurazione auto è obbligatoria, chi ha l'auto deve avere l'assicurazione auto, è obbligatoria. E a chi la date? A chi date voi questi soldi? Sapete chi c'è dietro le Generali, chi c'è dietro Allianz, chi c'è dietro le varie compagnie? Sapete che assicurazioni e banche sono la stessa unità, sono la stessa cosa. In Italia abbiamo 6 assicurazioni che hanno l'80% del mercato, quindi in un oligopolio pazzesco. Abbiamo i sinistri che sono calati moltissimo negli ultimi 10 anni, ma non sono calati i premi. Cambiate assicurazione. Ci sono 2 alternative in Italia, il CAES, Consorzio Assicurativo Etico Solidale, e la Cooperativa Insieme. La Cooperativa Insieme addirittura chiede che il cliente finale sia socio e che l'assicurazione vera e propria sia socio. Quindi nella stessa cooperativa io ho l'assicurazione vera e propria, la cooperativa e tutti i vari clienti finali, tutti devono essere soci, mentre con il CAES non occorre essere soci, potete essere semplicemente clienti. Ma qual è la cosa bella che vi dà il CAES? Vi dà polizze senza le clausole capestro, senza le clausole vessatorie. Penso che sia inutile che vi dica cosa sono. Sono quelle che nel momento in cui avete effettivamente bisogno del rimborso, ma c'è la franchigia, ma c'è l'esclusione guida per i 25 anni, ma c'è questo, ma c'è l'altro, e io ti do la metà rispetto a quello che tu pensavi di prendere. Le clausole capestro, le clausole vessatorie sono queste, per cui il CAES vi dà questo, vi dà dei contratti molto più semplici da leggere senza clausole vessatorie. Superfluo dire che quello che vi consiglio è quello che io ho già fatto. Non vi vengo a predicare bene e poi razzolare male, sono cose che già ho sperimentato sulla mia pelle. Un'altra serata dovremo fare sulle monete complementari, Shaq e compagnia bella. Mi piacerebbe andare in una pizzeria e vedere che la pizza costa 6 euro oppure 5 euro più uno Shaq, e lo Shaq vi è stato dato gratis. Quindi potete pagare o 6 euro oppure 5 euro più uno Shaq, ma lo Shaq vi è stato dato gratis. Cercate monete complementari, ho messo il link sulla mia pagina, è una realtà che funziona, e vi dico solo che funziona perfettamente in Svizzera. In Svizzera, ya! Allora, di me potete anche dire, ma questo è un... chissà da dove salta fuori questo qua. Però ha fatto un servizio perfino report, facendo vedere che in Svizzera da diversi anni esiste una moneta complementare che si chiama WIR, e che la usano addirittura le imprese per scambiarsi tra di loro i beni, e pagando in parte con questa moneta complementare, perché la moneta complementare si affianca alla moneta ufficiale, non la sostituisce. Non troverete mai un prodotto che costa 6 shek, 5 euro più 1 shek, quindi si affianca riducendo il prezzo in euro e facendo partire un'economia condivisa. Quindi anche le monete complementari vi possono dare un aiuto a risparmiare immediatamente. In generale, il consiglio che vi do io è: fate di tutto per uscire dall'oligopolio. Fate di tutto per uscire dall'oligopolio, perché i dati ci dicono chiaro e tondo, e sono inoppugnabili, che l'oligopolio sta crescendo a dismisura e ci sta strozzando. E voi state alimentando i nostri strozzini. State alimentando chi vi sfrutta, state alimentando chi vi opprime con i vostri soldi, sono i grandissimi oligopoli. Sapete bene, è uscito recentemente l'ultima analisi sui grandi capitali mondiali, ci sono 66 miliardari che hanno l'equivalente di 3 miliardi e mezzo della popolazione più povera. Qualche anno fa erano 300 questi miliardari, adesso sono 60. Tutte le grandi filiere industriali si stanno restringendo sempre di più. Ci sono 5 banche e 5 SIM che hanno il 90% dei derivati. E sapete bene che i derivati sono ormai la finanza, sono la parte più consistente della finanza. Valgono 350 volte il petrolio.
Siamo circondati dal petrolio, ma il mercato dei derivati è 350 volte più grande del petrolio. E questo in mano a 5 sim e 5 banche. E la farmaceutica è in mano a 7 grandi compagnie, il mercato agrochimico è in mano a 4 soggetti, il mercato dei cereali a 4 soggetti, il mercato del petrolio a 5 soggetti, non sono più 7 sorelle, ma sono 5 che stanno diventando 4. E il mercato dell'informazione, l'80% delle agenzie, le famose agenzie che vengono sparate, che danno poi tutte le informazioni ai vari giornali, l'80% delle agenzie provengono da 4 soggetti. L'80% delle agenzie provengono da 4 soggetti. La Reuters inglese, la France Press francese, la Associated e la United Press che sono americane. Quindi attenzione signori, siamo in mano agli oligopoli, inutile che vi dica guardate i centri commerciali. Quindi ridiventate fornitori di voi stessi, io vi ho dato una serie di informazioni, spero, piuttosto pratiche, tutte già pronte, non vi sto chiedendo di inventare niente, basta aderire. E ripeto, sono cose che io ho già fatto, quindi vi sto dicendo cose che ho provato sulla mia pelle e che funzionano. Quindi ridiventate fornitori di voi stessi, persino risparmiando. Mi fermo qua. Grazie Gianni. Dopo eventualmente raccoglieremo un po' di mail, così passerai il materiale che hai sul computer. Invito tutti quanti a lasciare